Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono le 12:29 di sabato 27 ottobre e io mi sono svegliato con la voglia di fare un video, ma con nessuna idea per farlo. Quindi che cosa ho fatto? Siccome chi mi segue su Instagram lo sa, e quindi se non lo fate seguitemi, vi lascio il link in descrizione, comunque il mio profilo è questo qua. Su Instagram posto sempre foto del cibo, quasi ogni giorno, e molto spesso della pizza. Quindi dicevo, posto sempre foto del cibo e spesso della pizza. Quindi che cosa ho deciso di fare? Siccome era un bel po' che non rispondevo alle vostre domande, ho fatto una storia su Instagram dove vi chiedo di rispondere alle domande, vedete? Fatemi una domanda, lasciatemi una domanda. E niente, quindi aspettiamo che le domande arrivino e poi in live, mentre ci mangiamo una pizza o due, perché una non basta, rispondo alle vostre domande, così è anche un video interessante e non vi annoia, perché vedrete me che mangio una pizza. Ovviamente, ragazzi, sono a casa da solo, quindi le pizze sono quelle surgelate, ne ho preparate due per non sbagliare. Questa dovrebbe essere una capricciosa, questa è una margherita, ma sicuramente ci aggiungeremo qualcosa. Ho ovviamente acceso il forno, guardate il mio outfit incredibile. Quindi abbiamo messo 250 gradi, aspettiamo che arrivi a temperatura e poi ci siamo. Intanto su Instagram stanno arrivando domande secondo dopo secondo di un livello di ignoranza incredibile, quindi guardate quante già, andiamo a rispondere tutte insieme. Intanto decidiamo cosa inserire all'interno di questa pizza che Margherita non si può vedere. Ma c'ho pochissima roba, c'ho formaggio, ma direi di no. Salame, potrebbe starci il salame. Contracciabilità totale, filiera di qualità. Ah sì, dai. Quindi andiamo a prendere il nostro salame e con qualità incredibile andiamo a distenderlo sulla pizza in modo da creare una costellazione degna dei migliori artisti. Ok, così ne butto una anche al centro. Perfetto, direi che ci siamo. Perfetto, ragazzi, le pizze ci sono. Non resta che aspettare che il forno si scaldi per bene, che arrivino le ultime domande, quelle di quelli che sono online in questo momento che me le staranno facendo, e poi andiamo a rispondere insieme. Ah, so che questo video, l'idea di questo video è ignorantissima, però secondo me è interessante, perché molti rispondono sempre alle domande, così, fanno una domanda e rispondono, fanno una domanda e rispondono in camera. E io quando guardo quei video mi annoio, quindi boh, pensavo di farne uno così che potrebbe essere divertente. Fatemelo capire con un mi piace o un commento, dai, arriviamo a tanti mi piace, fate voi. Tanto mi armo di piatto e coso per tagliare, perché non so il nome. Oh, comunque ragazzi, stanno arrivando nell'attesa che le pizze si cuociano veramente troppe domande. Non vedo l'ora di rispondere perché alcune sono stupidissime e mi diverto ancora di più. E niente, ovviamente le carte presenti anche a tavola perché sennò non si potrebbe pranzare senza, ecco. E niente, aspettiamo che si cuociano queste pizze e poi partiamo. Eccoci qua ragazzi, con la prima pizza. Allora, direi che manca intanto acqua e bicchiere, quindi eccoli qua, mettiamoli di lato così non disturbano. Procedo con il taglio e poi cominciamo a rispondere alle domande che penso siano già tante. E la pizza, la seconda la metto dopo così non si raffredda. Allora, procediamo. Ottima. Allora ragazzi, andiamo a vedere le domande. Cosa ci troviamo? Ti direi di partire con una domanda ignorantissima. Dopo vedo se mettere anche le domande qui in basso, dopo vedo se riesco. Di Thomas Nitz che ci chiede: secondo te si rimorchia di più con la cubo magia o con la cartomagia? Io qui chiamerei in causa Hyde e farei un confronto con lui. Sarà lui a dovercelo dire, dai, diciamo, perché io cubo magia so fare veramente zero. Altra domanda, Carlo Battaglia: hai mai picchiato tuo fratello lanciando le carte? Salutami, ciao. Direi che saltiamo la parte della risposta alle domande perché non ha molto senso e ti saluto direttamente, ciao Carlo. Mi dici come hai fatto a rendere il tuo gatto così bello e ciccione? Vedo che le domande che mi state facendo, ragazzi, sono molto inerenti all'ambito magico. Comunque sia, niente, mangia come un porco, quindi è diventato enorme. Comunque, sta pizza della Fop riscaldata ci sta un sacco, cioè, è proprio buona. Allora, rispondiamo anche a una domanda seria, dai. Il tuo mago preferito qual è? Ci chiede Jack Manettone. Il nome non è serio, ma una domanda ci può stare. Allora, il mio mago preferito, diciamo che non ne ho uno in particolare, dipende dalla situazione. Però devo dirvi, ragazzi, che al momento mi affascina tantissimo Shillim, il suo modo di fare magia. Io non lo so fare così, però vederlo, per vederlo, ecco, a livello visivo, vederlo, mi piace Shinlim tantissimo. Per quanto riguarda a livello più pratico, quello che anch'io potrei cercare di imitare, sono davvero bravi maghi come Diego Allegri, Danny da Ortiz, insomma, quelli che interagiscono tanto col pubblico, quindi anche quel tipo di magia è veramente bello. Da vedere Shinlim, per ispirarsi, diciamo, a praticare magia nel modo corretto e come mi piacerebbe farlo, questi altri che vi ho appena citato. Ogni tanto velocizzerò il video, ragazzi, perché
se sto solo a rispondere non mangio, si raffredda, quindi ogni tanto mangio. Hai mai provato a fare moneto magia? Ci chiede Lori.Silve. No, sinceramente no, mi piace tantissimo da vedere, vi dico la verità, veramente bella da vedere, però non ci ho mai provato, perché comunque mi affascinano comunque sia di più le carte. Secondo me con le carte si possono fare tantissime più cose. Non per questo la moneta magia è brutta, anzi appunto è bellissima, come vi ho detto. Come era da un po' che rispondevo domande serie, Manu si chiede se secondo me i furetti domineranno il mondo. Direi certo. Poi Matteo Tibe, questa mi piace. Anch'io faccio scienze motorie, ma a Parma. E sì, non è una domanda. Ottimo. Anch'io ho fatto scienze motorie, mi sono laureato e per chi vi interessasse sto continuando i 2 anni post triennale, quindi faccio anche la magistrale. Questa domanda l'ho vista già più volte, hai mai pensato di creare un mazzo di carte? Beh ragazzi, ovvio, chi è che non ci ha pensato avere un suo mazzo di carte? Penso che sia il sogno più o meno di tutti quanti maghi. Il fatto che non è una cosa così semplice, devi avere certi numeri e devi avere anche un certo investimento iniziale, quindi sì, ci ho pensato ovviamente, ma ancora non è il momento di farlo. Questa mi piace, AndreBR03, che saluto, hai una ragazza? Sì, eccola. Lollix13, ingoio sputi, scherzo TVB. Direi che basta la domanda, non c'è bisogno di aggiungere altro. Perché non porti sul canale delle recensioni di qualche mazzo figo? Scusate se parlo a bocca piena. Perché secondo me annoiano le recensioni, cioè mi metto lì col mazzo, vi faccio vedere com'è. Secondo me è noioso, boh, fatemi sapere la vostra. Un gioco da Street Magic consigliato, Upside 3. E nel mio canale, se riesco vi lascio qui la serie, ho fatto una serie appunto dove porto dei giochi di magia da fare in Street Magic con spiegazione. Quindi quelli che secondo me si possono fare in Street Magic perché la situazione lo permette, lo consente e secondo me sono davvero ottimi. Sta pizza ragazzi è illegale. Ci sta. Ok ragazzi, la prima è andata, vado a cuocere la seconda, poi rispondo a qualche altra domanda e poi ci siamo. Eccoci con la seconda ragazzi, questa col salamino. Ci sta, la taglio. Come mai il tuo nome? Questa non mi ricordo se ve l'ho già spiegato. Perché il mio nome, cioè Sbard? Perché mi sono chiamato Sbard? Perché mio babbo da piccolo mi prendeva in giro chiamandomi Sbard, non so perché. Più che prendermi in giro era il soprannome che mi aveva dato. Quindi quando mi sono aperto il canale ho detto, ma come lo chiamo, come non lo chiamo? Alla fine mi è venuto in mente Sbard e l'ho messo. In effetti io che ci sono abituato, ok, dico Sbard, ma per voi non ha senso in effetti. Quindi questo è il significato del nome. Se Dio ci ha creati, chi ha creato Dio? Ottima domanda, alla quale nemmeno io so la risposta, quindi la rivolgo a tutti quanti voi nei commenti. Batti.Carlo, quanti soldi ci hai speso per la magia? Non rispondere tanti, però fare un conto approssimativo. Non lo so. Sicuramente ho speso all'inizio parecchio per i mazzi, poi però me li ho iniziati a passare in negozio in modo che io potessi fargli promozione. Poi però ho speso tanto per i treni per andare ai raduni, tanto per delle cose che mi interessavano, quindi dei mazzi di carte che mi interessavano. Quindi un po' di soldi li ho spesi, però non mi dispiace, essendo una passione. Comunque sia i soldi che spendo non sono un peso, quindi non saprei farti il conto, diciamo. The True Lele ci chiede perché fai magia? Bella domanda. Faccio magia sinceramente perché mi piace farla. Cioè alla fine sì, perché mi piace la reazione che dà negli altri quando fai un gioco. Ma mi piace anche proprio farla a livello di gratificazione personale. Quindi è proprio una cosa che mi piace fare e quindi la faccio. Come si chiama il tuo gatto rosso? Chiede firma Maurizio06. Si chiama Billy, è una bestia, è enorme ed è un grande, quello che c'è sempre nelle storie Instagram. Se volete vederlo, seguitemi su Instagram. Comunque ragazzi, qui continuano ad arrivarmi domande. Io per un po' smetto e penso a mangiare, sempre che sennò mi si raffredda la pizza. Comunque mangiare 2 pizze è piuttosto facile, quindi se vi è piaciuto questo video la prossima volta magari ne mangio 3, posso provare anche con 4. 4 forse non ce la farò, però posso provare. Oppure posso provare con i kebab. Kebab 3, 4 forse se posso farci. Alla fine è stato un modo alternativo per rispondere alle domande che mi dovevate fare senza annoiarvi, spero. Perché vedere un pirla che mangia davanti a una videocamera intanto risponde a domande stupide non dovrebbe essere noioso. L'unico problema è che quando mangio abbastanza sudo, sta cosa mi urta. Tra l'altro siccome di lavoro adesso consegno le pizze, mangio una pizza ogni sera quasi, quindi se mi metto a mangiare anche a pranzo non ci sto più dietro. Non rispondo alle domande mentre mangio. Ok, le 2 pizze sono andate molto in scioltezza, devo dire, quindi la prossima volta posso farne anche 3 o 4. Fatemelo sapere nei commenti se
vi interessa, magari anche senza rispondere alle domande, mangio e basta, così mi concentro di più. Spero che vi sia piaciuto questo video, è un po' diverso dal solito. Io non sono ancora completamente sfamato, quindi penso che mi farò un gelato. Vediamo se mi sono arrivate altre domande interessanti per rispondere all'ultima. No, l'ultima domanda che mi è arrivata è la. Perfetto. Quindi direi che il video si può concludere qui, lasciate mi piace se vi ha intrattenuto, quindi non vi ha annoiato e niente. Noi ci vediamo alla prossima con un prossimo video. Ciao ragazzi!